Presidente, finalmente si riparte con la fiera campionaria di Venticano, quali saranno le novità di questa 43esima edizione? Allora, stiamo puntando molto sul settore quello dell'enogastronomia. Ci saranno diversi convegni proprio che vertono su questo tema, ma anche avvicinamento al vino, masterclass, ma ovviamente le novità saranno tante, tutte da scoprire. Sicuramente ci saranno, come sempre, i soliti settori, quelli dedicati all'agricoltura, dedicati al commercio, agli elettrodomestici, orto, giardino e wedding. Dal 1 al 5 giugno Venticano si candida, come è successo sempre negli anni passati, fatto eccezione naturalmente per la pandemia, come punto di riferimento per mettere in risalto l'eccellenza del territorio irpino, ma non solo. Sì, non solo, perché saranno presenti anche diversi espositori che vengono da fuori regione. Abbiamo molti espositori che vengono dalla regione Puglia, dalla regione Calabria, Sicilia, Molise ed Abruzzo. La prima esperienza da presidente della Proloco, qual è l'obiettivo di quest'anno? L'obiettivo di quest'anno è di ripartire dopo 36 mesi di stasi, diciamo sempre 2 anni ma in realtà sono 36 mesi, e quindi noi ce la metteremo tutta per garantire il solito successo della fiera campionaria di Venticano. In prospettiva naturalmente bisognerà completare anche l'area feristica, come è stato anche sottolineato dalla sindaco Denisco. Sì, si spera molto di concludere l'area, di renderla soprattutto moderna e una struttura all'avanguardia. Abbiamo bisogno di strutture all'avanguardia. Ma è soprattutto un segnale di rinascita, e come ha detto già la Presidente, anche una forma di coraggio, e io di questo voglio ringraziare pubblicamente gli amici della Proloco, la nuova dirigenza, a cui va il più concreto sostegno da parte dell'amministrazione comunale. Però servirebbe anche un sostegno maggiore da parte degli altri enti? Beh, io mi sono fermato alla domanda principale. Certo, questo è normale, io sono qui oggi per non presentare solo la fiera, che non tocca a me, ma un po' per polemizzare contro gli enti superiori che sono 43 anni e non ci danno una mano. Tutto quello che è stato fatto nella riferistica è stato fatto con dei piccoli fondi comunali e con qualche spostamento che abbiamo fatto, creando quella struttura che ancora non riusciamo a completare perché insomma non abbiamo i fondi a sufficienza. Ci sono questi fondi del PNNR, d'accordo con la provincia, se troviamo una forma anche di collaborazione si può chiedere un concorso finanziamento per completare quella struttura. Ho sentito parlare del rappresentante Addeo, è una fiera che seconda solo a quelle del Levante. E allora insomma troviamo pure questi fondi per far sì, per completare l'area, perché oltre alla fiera si possono creare una serie di iniziative in quell'area immensa. È un'area, ripeto, come già ho detto gli altri anni, al centro di un crocevia di strade veramente numerose che portano quasi interprovinciali, perché vanno Benevento, Foggia, interregionali. Quindi si potrebbe creare questa sorta di connubio e presentare un progetto. Noi già abbiamo un progetto che è stato, la progettazione è già stata finanziata dal Ministero degli Interni, però si potrebbe anche allargare, si potrebbe creare una collaborazione che ci permette di ricevere i finanziamenti dovuti, altrimenti quell'area non ci permetterà di andare avanti. Ha sentito la Presidente che ha detto che abbiamo loro con pochi fondi, hanno abbattuto un capannone per rifarne un altro, ma non è così. Se non facciamo un progetto di massima, una visione globale di quell'area, non possiamo completare e dare una manifestazione per quello che merita. La fiera campionaria di Venticano rappresenta anche la ripartenza per tutte le Proloco in provincia di Avellino. Si riparte con la fiera di Venticano, e anche un buon auspicio perché tutte le Proloco si attivano per esprimere le loro manifestazioni che caratterizzano il nostro territorio. Le Proloco sono l'anima, diciamo, di un territorio, è un volontariato, il volontariato è un bene prezioso della comunità, è l'anima della comunità, perché chi fa volontariato mette a disposizione il proprio tempo, per le proprie idee, per dare un contributo al territorio e quindi alla comunità. Come si stanno organizzando le Proloco in provincia di Avellino in vista dell'estate? Ci saranno eventi che saranno programmati e potranno essere organizzati in sicurezza? Noi stiamo ripartendo anche noi come Umpli. Questa sera online teniamo un'assemblea e dove lì faremo un po' il quadro della situazione, ma nel frattempo noi, la nostra programmazione per il 2022 è già pronta, già c'è. Sono state le condizioni, diciamo, del Covid che hanno fatto sospendere da 2 anni le nostre iniziative, ma noi quello che vogliamo fare lo facciamo, ecco, da tanti anni. Quello che dicevo poc'anzi, che una iniziativa, il valore di un'iniziativa in sé per sé ha valore se ha la caratteristica della continuità.
sono iniziative, grazie a Dio, nella nostra provincia che sono iniziate 30, 40, 50 anni fa, e questo fatto di avere la continuità significa incidere e rappresentare quello che di meglio c'è nel nostro territorio. Teniamo presente che i nostri tre DOC TG sono, diciamo, sono partiti con le sagre che hanno svolto le prologo, e così con i carnevali, e così con tutto quello che c'è di meglio della nostra provincia. È un volontariato che deve essere meglio compreso, perché a volte si tende un poco a sottovalutare questa importanza, però quando manca le iniziative, le manifestazioni delle prologo, ci accorgiamo quanto perdiamo. E noi come organizzazione di rappresentanza delle prologo, anziché fare un'assemblea a Napoli dove c'erano offerto dei locali importanti, a Caserta, a Benevento, dove l'abbiamo tenuta un anno e mezzo fa, abbiamo volutamente scelto Avellino per farla ritornare il centro, non pericolo come lo era in passato, dell'Africa, del mondo, della Campania, dove si elaborano idee, strategie, proposte. E quindi domani, dottore sindaco, presso il Polo Giovani della diocesi di Avellino, via Morelli e Silvani, ci sarà l'assemblea regionale delle prologo della Campania, verranno centinaia di presidenti, verrà l'assessore regionale al turismo, per parlare anche di quelle cose che diceva il sindaco, verrà anche un esponente del mondo della cultura, abbiamo invitato il rettore dell'università Giustino Fortunato, Pino Cocella, per parlare anche tutto il piano culturale del fenomeno dei borghi. Dottore Andreu, a lei e al sindaco, presidente Silvestri, il presidente Mattarella a Procida ha parlato del valore dei borghi, ha gettato un grido di allarme, sia dei borghi di mare, di montagna, non è stato fatto. Speriamo che anche con questa assemblea di sabato, dove noi vogliamo mettere al centro le Irpinia, le zone interne, sarà possibile parlare di questo. Siete invitati ad intervenire, grazie.